Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Iniziamo con la novena della Madonna del Conforto l'11 febbraio, in occasione della solennità della Beata Maria, Vergine di Lourdes. Il Vescovo Andrea ha celebrato la messa in cattedrale per la Giornata Mondiale del Malato. Andiamo a vedere un passaggio della sua omelia. Nel cammino della novena della Madonna del Conforto, celebrare oggi la giornata del malato, la giornata mondiale del malato, è momento di particolare festa e di particolare vita di comunità. La presenza nella Chiesa, nella comunità cristiana, che poi è la presenza nelle nostre comunità civili, nelle nostre parrocchie, nelle associazioni, nelle famiglie. La presenza di chi vive l'avventura della malattia, di chi si trova ad essere bloccato, di chi incontra la fragilità della vita, di chi sperimenta le fragilità di una disabilità che può incontrarci, la presenza di tutte queste persone è presenza viva, presenza preziosa nella vita della comunità e nelle nostre famiglie. Allora, celebrare oggi la Giornata Mondiale del Malato, celebrarla qui nella Cattedrale di Arezzo, vuol dire condividere e accogliere con queste presenze preziose tutti coloro che vivono l'avventura della malattia, condividere oggi un incontro di benedizione, di grazia, di gioia. E come dicevo, lo sguardo allarga oltre la cattedrale per arrivare ai nostri ospedali, e saluto qui i cappellani degli ospedali, e poi arriva a tutte le realtà delle case di riposo, dei luoghi di cura, dei luoghi di ospitalità, dei malati e degli anziani. E a tutti loro va il saluto e la benedizione, così come a tutte le organizzazioni qui presenti che in tanti modi, con la generosità, la carità, la misericordia, l'attenzione, si fanno carico della vita di tutti coloro che soffrono e che vivono la malattia. Ecco, sia oggi per voi giorno di gratitudine, giorno di festa, giorno di grazia e di benedizione del Signore. Si è svolta ad Arezzo, sabato nel Palazzo della Fraternità dei Laici la conferenza dal titolo Istituti di Beneficenza e Mondo Agricolo nella storia del nostro territorio. Nell'occasione Confagricoltura Arezzo ha donato 15.000 euro alla Misericordia, quindi solidarietà e agricoltura, un binomio che continua. È un rapporto storico che si protrae negli anni e che vogliamo oggi consolidare con una donazione che Confagricoltura Arezzo e Onlus Età della Saggezza vogliono fare alla Misericordia di Arezzo. La vogliamo fare per due motivi in particolare. In primo luogo perché sono risorse del territorio che restano sul territorio a favore delle persone più bisognose. E in secondo luogo proprio per rinsaldare sempre più questo rapporto stretto tra il mondo agricolo e gli enti di beneficenza. La comunità di Arezzo ha avuto nella sua storia due istituzioni, due strade parallele per la tutela sociale, la Fraternità dei Laici e la Misericordia. La Confagricoltura è riuscita a unirla insieme e anche a ricordare il Granduca Pietro Leopoldo che ha modificato completamente l'agricoltura in Toscana. Storia, tutela sociale, ma anche una prospettiva di rinnovamento del nostro mondo agricolo. Sarà Claudio Santori, esperto e noto musicologo aretino, a presentare martedì 14 febbraio alle 17:30 all'Auditorium Ducci di Via Cesalpino il libro di Alfredo Grandini intitolato Il concorso polifonico di Arezzo, le origini e i primi anni. L'incontro, organizzato dalla Società Storica con il patrocinio del Comune di Arezzo e la collaborazione della Fondazione Guido d'Arezzo, sarà coordinato da Luca Berti. Si è conclusa l'esperienza londinese che ha visto impegnati i ragazzi dell'Orchestra Giovanile d'Archi Giovani Armonie di San Sepolcro, diretti dalla maestra Laureta Chukwu Hodai. Giovedì, i giovani, scusate, hanno preso parte a due eventi che si sono svolti nella capitale britannica, giovedì 9 e venerdì 10 febbraio, riscuotendo grandissimo successo in entrambi gli appuntamenti.
in occasione di un evento dedicato a Piero della Francesca dal titolo Piero e Celebration of San Sepolcro in Words and Music. Nella serata di giovedì i ragazzi si sono esibiti in un concerto nella successiva location di Eaton Square, Mayfair School, di fronte a Buckingham Palace, per proseguire poi venerdì con un secondo appuntamento presso il Day In and Out Naval and Military Club, in cui si è svolto l'evento organizzato dalla Fondazione Isher Life e del Consolato della Repubblica di San Marino nel Regno Unito, in occasione del Sant'Agata Day. E siamo giunti al nostro focus di oggi, che è dedicato al pellegrinaggio molto partecipato dei giovani alla Madonna del Conforto con il Vescovo Andrea. Siamo sempre quindi all'interno della novena della Madonna del Conforto. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e l'augurio a tutti voi di una buona visione. Arrivederci. Nella cappella della Madonna del Conforto, in questi giorni
giorni che come novena ci stanno preparando alla grande festa che avremo mercoledì con lei, con Maria. Buonasera, siamo a questa serata di incontro con i giovani, erano tantissimi, una bellissima sorpresa e io sono molto contento di questo. Abbiamo parlato, mangiato, camminato, pregato con intensità, bello nell'ascolto e nella gioia e nella condivisione. Ma andiamo a sentire che cosa dicono loro. Oh, qui c'è un'amica e sono l'intervistatore. E ascolta, dici un sentimento che hai nel cuore dopo questa sera. Pace e sicuramente speranza per tutti i giovani che potranno magari convertirsi dopo questa serata passata tutti insieme sotto gli occhi di Maria, che potrà guidarci in questo nuovo percorso tutti insieme. Grazie, ti chiami? Valentina. Valentina, grazie Valentina, ma qui gli altri stanno scappando e allora sentiamo Francesco. Francesco, se possiamo riprenderlo, perché è piccolo, possiamo riprenderlo? Allora Francesco, diciamo che potresti raccontare un augurio, pensa un po', un bel augurio che vuoi fare al mondo, una cosa bella per gli altri. Che tutti adorano Maria. Che bello, che tutti adorino Maria, scoprano Maria. E io con Francesco, poi anche per il nome, potrei augurare al mondo la pace, anche da questo luogo con Maria. Grazie Francesco. Facciamo scegliere a Francesco un ultimo intervistato o intervistata. Andiamo a cercare qualcuno? La Marta. La Marta, grazie. Allora sentiamo la Marta. Ma la Marta, dici un po', secondo te, che forza nel mondo, ma nella Chiesa di oggi, possono avere i giovani? Che forza possono essere? I giovani sono il futuro, e in questo non c'è dubbio, e hanno la forza dell'amore, della passione, della ricerca della felicità che è tutta bambina, che è tutta infanzia e quindi nasce da dentro, e i giovani sono le migliori scelte per farla trasparire ed essere pronta per scoppiare, e quando incontra Gesù i giovani lo riconoscono subito. Grazie, grazie Marta e grazie a tutti i giovani che sono venuti questa sera, che ci hanno regalato un bellissimo incontro. Don Alexander, questa sera un bellissimo momento con tantissimi giovani per il pellegrinaggio alla Madonna del Conforto insieme al Vescovo Andrea. Ecco, sorpreso e grato a tutte le comunità che si sono fatti presenti in questo pellegrinaggio. Abbiamo superato il numero previsto, siamo stati oltre 350 ragazzi in questa bellissima serata insieme di fraternità, di amicizia nel nome del Signore. Poi qui pellegrini ai piedi di Maria, la nostra Madre del Conforto. E che mi resta da questo se no prepararci di più per i prossimi appuntamenti, perché ecco, possiamo dire ormai non ci basta il posto che abbiamo scelto. Grazie e gratitudine a tutti, all'impegno dell'equipe della Pastorale Giovanile, perché vedete me, ma dietro a me e insieme a me ci siamo tanti che collaboriamo, per rendere questi momenti belli insieme a tutti voi. Stasera l'incontro, il pellegrinaggio alla Madonna del Conforto, cosa ti ha colpito di più di questo momento? Allora, onestamente la cosa che mi ha colpito di più è stata la risonanza che ha avuto questo tipo di avvenimento, di incontro, e la quantità di giovani, perché io credo che la cosa che ci è mancata in questo periodo, diciamo, è stata l'unione fra persone, che è venuta a mancare dopo il periodo che è stato. È stato interessante vedere poi come alcune parti del Vangelo siano state recitate in più lingue, e questo dà proprio l'esempio emblematico della unione multiculturale che proviene anche dalla Chiesa. Quindi è stato molto molto interessante, moltissimo.
Ecco, il Vescovo Andrea nel suo intervento ha citato anche creare voi delle storie da mandare a Maria, ecco, che cosa, se tu dovessi creare una storia da mandare a Maria, cosa gli scriveresti? Sicuramente è stato un esempio, diciamo, molto attuale l'idea di traslare Maria all'interno di una piattaforma, diciamo, social, ecco, sicuramente le parlerei della mia vita, ecco, e delle mie difficoltà soprattutto, perché sono quelle che accomunano tutti, e troverei una risposta sicuramente amichevole in lei, perché ci ha detto anche il Vescovo di aprirci a, insomma, confidarci con lei. Matteo, oggi questo bel pellegrinaggio insieme al Vescovo Andrea verso la Madonna del Conforto, innanzitutto che cosa ti ha colpito di più di questo momento? Allora, c'è tante cose che ci sarebbero da dire, ovviamente tutte positive, ma principalmente di questa grandissimo, appunto, di questa grandissima azione che è stata fatta dal Vescovo. La prima cosa che mi ha colpito è quella che penso mi abbia lasciato di più impressa, e la presenza di tutti i giovani che c'erano. È riuscito in modo rivoluzionario, mettiamola così, a riunire tutti i giovani delle diverse diocesi che ci sono, e è riuscito a portarli e farli lavorare insieme. Infatti nel lavoro con i gruppi ci siamo divisi e ci siamo, si può dire, abbiamo fatto conoscenza con le altre diocesi, che siamo sempre nella stessa realtà, ossia appunto una realtà cristiana, ma una realtà che spesso ognuno la vive nel suo piccolo. Ad esempio, io sono di Sansepolcro, c'è chi è di Arezzo, ognuno vive la realtà nel suo piccolo. E è stato molto importante perché ho potuto confrontarmi con altra gente che la pensa nel mio stesso modo, però è di un altro posto, in un'altra città. E che cosa ti ha colpito di più anche delle parole che poi ha rivolto a voi giovani il Vescovo Andrea qui nella cappella della Madonna del Conforto? Importantissimo è il fatto dell'unità e soprattutto del coraggio che mi ha trasmesso, e anche appunto del suo essere così moderno nei nostri confronti. Sembra una cosa così superflua, ma che nei giovani appunto è essenziale, soprattutto in quelli un pochino più piccoli, che passano nella fascia d'età dai 14 fino ai 16-17 anni. Il suo semplicemente essere nei social, che sembra una cosa appunto banale, in realtà è molto importante, soprattutto essenziale per questi giovani che vivono in questo mondo, appunto giovani come appunto me, che viviamo nei social, li viviamo giornalmente. E come voglio usare le parole che il Vescovo, una volta venendo a Sansepolcro, mi ha riferito personalmente a noi, parole che mi ha lasciato impresse, voglio appunto ringraziarlo di questo. Appunto lui ha detto che vuole camminare con i giovani, nel senso vuole farsi a noi questo percorso, ma lui vuole accompagnarci, vuole camminare con noi. E sono parole che veramente mi sono rimaste impresse nel cuore.